so neanche cosa leggo. Va bene. Sei fatto come noi? Mi sa che secondo me ci sono un video. Si è fatto come noi per farci come lui. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Viene dal grembo di una donna, la Vergine Maria. Vieni Gesù, resta con noi, resta con noi. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Dove? Signore, apri i nostri occhi. Per guardare con sguardo nuovo e riconoscere la tua presenza. Signore, apri il nostro cuore. Per ascoltare la tua parola e vivere come tu ci hai insegnato. Siamo ormai quasi giunti a Natale, oggi incontreremo dei personaggi simpatici, carini, però che hanno dato anche loro il contributo. Sono l'asino e il bue. Ascoltiamo la parola di Dio. Lettura del Vangelo secondo Luca. Mentre si trovavano in quel luogo, si compirono per lei i giorni del parto. Diede alla luce il suo figlio primogenito, lo avvolse in fasce e lo pose in una mangiatoia, perché per loro non c'era posto nell'alloggio. L'asino e il bue, due animali diversi, ma che tengono Gesù al caldo allo stesso modo e che sono capaci dello sguardo di chi, nonostante le diversità, si trova unito e fratello. Come dice Papa Francesco nell'enciclica Fratelli Tutti, una cosa è sentirsi costretti a vivere insieme, un'altra cosa è apprezzare la ricchezza e la bellezza dei semi di vita comune che devono essere cercati e coltivati insieme. L'amore costruisce ponti e noi siamo fatti per l'amore. Come sarebbe bello se, mentre scopriamo nuovi pianeti lontani, riscoprissimo i bisogni del fratello e della sorella che mi orbitano attorno. Coraggio, allora, sì, per tutti un fratello. I giorni di Natale sono sempre anche i giorni che favoriscono la famiglia, lo stare insieme. Quest'anno poi ci viene detto che ancora di più, visto che dobbiamo stare sempre in casa. E allora perché appunto non approfittare di favorire proprio la nostra familiarità, cercare davvero sempre quella unione, quella comunione tra familiari, tra fratelli appunto. Un conto è a sopportare il fratello, il papà, la mamma, la moglie, il marito, un conto è amarlo, un conto è amare proprio colui che il Signore mi ha posto accanto. Siamo diversi, ma siamo nella diversità, possiamo davvero volerci bene. E allora il bue e l'asinello, che sembrano personaggi così, sono solo simpatici, diventano un po' l'esempio di chi si è posto accanto, dà calore e dà anche amicizia. E allora anche noi vogliamo davvero imparare da loro, che sono rimasti vicino a Gesù, e diamo anche noi, ci prendiamo l'impegno di dare calore alla nostra famiglia con il nostro amore, la nostra disponibilità. Preghiamo insieme. Ah.
Aiutaci, Signore, a guardare l'altro sapendo accogliere la diversità come una ricchezza. Signore, allarga il nostro sguardo. Per tutte le culture che abitano le nostre città, accresci in noi il senso di unità e fraternità e il disegno di incontro e di scoperta. Signore, allarga il nostro sguardo. Per chi si sente escluso, non accettato e emarginato, possa trovare occhi che lo vedano come un dono per sé e per gli altri. Signore, allarga il nostro sguardo. Con gli occhi dell'asino e del bue e l'impegno che ci prendiamo, vivere sotto lo stesso tetto non è sempre facile. In questi giorni così speciali trova il tempo per stare con la tua famiglia, per ridere e divertirti con i tuoi cari, sapendo che non siete solo parenti di sangue, ma anche fratelli e sorelle per Dio. Allora chiediamo davvero l'aiuto di Dio che è Padre, e ce lo dice proprio, se Padre nostro, perché anche noi tutti siamo fratelli. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Preghiamo insieme. Gli occhi dell'asino e del bue hanno un privilegio, sono lì nel presepe che guardano proprio te. Signore, scaldami il cuore con il tuo sguardo, perché possa amare i miei fratelli e le mie sorelle con tutto l'amore che ho. Amen. Il Signore sia con voi. E con il tuo spirito. Kyrie eleison, Kyrie eleison, Kyrie eleison. Vi benedica Dio onnipotente, Padre, Figlio e Spirito Santo. Amen. Andiamo in pace. Nel nome di Cristo. Un saluto davvero a tutti quelli che stanno pregando da casa. Un saluto che diventa anche un augurio di Natale. Manca soltanto un giorno alla vigilia, il giorno dopo appunto ci sono le sante messe, ci sono le messe di giovedì in ogni parrocchia, e vi invito a partecipare giovedì o venerdì. Guardate un po' gli appuntamenti nei vari avvisi che abbiamo mandato, anche sul sito della comunità pastorale ci sono tantissime messe per poter partecipare. Un abbraccio a tutti e un augurio a tutti di Natale. La la sulla montagna, sulle colline vai ad annunciare che il Signore è nato, nato per noi. Pastori che restate sui monti a vigilare, la luce è